Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Lodi. Oggi è il giorno della premiazione della sesta edizione del concorso per carte visite contemporanea Gianluigi Parpani, Mondo in Tasca, premio offerto da Rotary Club Alta Lodigiana. Come tutti gli anni, anche quest'anno sono arrivate moltissime opere. Abbiamo superato le 40 partecipazioni, un numero rilevante soprattutto per la tipologia delle opere che sono state presentate. Come tutti gli anni c'è stata grandissima difficoltà, e in particolar modo quest'anno, a reclutare il vincitore. Però prima di arrivare a dirvi e svelarvi il nome, volevo lasciare la parola al presidente del Rotary Alta Lodigiana per un saluto. Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti a tutti gli intervenuti a questa importante premiazione. È un'iniziativa del Rotary Club Alta Lodigiana in memoria di un nostro socio che purtroppo non c'è più. È un premio prestigioso al quale noi teniamo molto, e diciamo anche che riusciamo anche a fare grazie alla famiglia Parpani, che naturalmente dà un sostegno importantissimo allo svolgimento del premio. Ho fatto parte della giuria, ho visto delle opere veramente belle, erano tutte belle. È difficile premiarne una, però insomma una dovevamo sceglierla. Tra l'altro ci hanno messo molto alle strette, ci hanno detto dovete assolutamente decidere, e quindi abbiamo deciso per la persona che sarà premiata oggi, per cui lascio poi a te. Grazie. Il compito di proseguire. Roberto, vuoi fare un saluto anche tu? Roberto è uno dei valenti organizzatori di questa mostra, di questo concorso, insieme a Gabriele Chiesa. E ideatori, va bene. Ormai sono 6 anni che tutti gli anni ci troviamo e definiamo un po' le linee guida del regolamento, che di anno in anno si modifica un po' anche secondo non tanto le esigenze, ma quanto l'aspettativa dei partecipanti al concorso, perché in effetti stiamo notando che c'è un'evoluzione rispetto alle opere ricevute, diciamo da classiche a più intuitive o anche più materiche. Roberto è tra l'altro un sostenitore delle opere più materiche, e se vuole darci anche la sua opinione, ben volentieri. Allora, prima di tutto benvenuti tutti, benvenuti al Museo della Stampa, ringrazio dove Flavio, ringrazio per l'ospitalità che ci stanno dando. Come vedete ci sono altre fotografie, perché questa iniziativa ormai per tradizione entra nel circuito off del Festival della Fotografia Etica, quindi qui mi fermo e vi invito poi a guardare anche le altre opere se potete. Per quanto riguarda le carte visite in particolare, diceva bene Matteo, ci sono diciamo due correnti e mezza che sono fonti di discussioni molto accese e molto costruttive secondo me, no? Tra un'anima, chiamiamola ortodossa, e un'anima, chiamiamola dadaista, no? Quella per cui la carte visite deve seguire dei criteri molto rigorosi, altri, di cui io sono un sostenitore, infatti non vincerò mai un concorso, in cui dico invece l'unico vincolo è il formato. All'interno del formato la fantasia può e deve sviluppare tutto quello che può. Questo rende attuale, se vogliamo, il concorso, lo rende avvincente, lo rende sorprendente. Infatti io quest'anno sono piacevolmente sorpreso dalla varietà, dalla qualità dei lavori che vedrete tra qualche minuto. Quindi il vincitore è importante, ma la cosa più importante secondo me è che il concorso viva e che il concorso continui a vivere e a crescere, a prendere una propria direzione. Poi
come in tutti i concorsi c'è spazio per i vari aspetti, l'importante è che siamo poi sempre qui in tanti, con tanti lavori da vedere, tanti lavori da respirare. Quindi vi ringrazio di essere qua. Mi permetto ancora 3 minuti per salutare i membri del Sodalizio Artistico Jeudi, che sono del mio gruppo di pittura, sono una decina di, siamo in 10 più o meno, che ho coinvolto in questa avventura delle carte visite, cercando di fare sotto un'unica carte visite un'opera di 10 autori diversi. È stata una cosa divertente, stimolante, il risultato a mio avviso è stato sorprendente ed è anche un invito a tutti i presenti di osare. Cioè, in 10x6 per 2 mm ci può stare veramente un mondo, basta avere voglia di sperimentare, di provare, vedrete che le soddisfazioni saranno grandissime. Grazie ancora a tutti di essere qui. A questo punto sarebbe il caso di svelare il vincitore o la vincitrice del 6° concorso per carte visite contemporanea Gianluigi Parpani, Il mondo in tasca, premio offerto da Rotary Club Alta Lodigiano. E il vincitore è, in realtà è una vincitrice, Angela Riboldi. Ha saputo niente, in realtà niente. L'ha scoperto adesso. Se volesse raccontarci il suo progetto, che poi avrete la possibilità di vedere nel bookshop del museo, allora, insieme a tutte le altre opere che hanno partecipato al concorso. Allora, il mio progetto semplicemente nasce dall'amore per comunque le carte da visita antiche che comunque io utilizzo digitalmente, cambiandole, colorandole, creandogli una storia, e poi però parto sempre di base da queste fotografie antiche, perché mi piace vedere come erano vestiti, le pose, poi magari le pose mi suggeriscono qualcosa, non so, in questo caso diciamo queste quattro hanno un fil rouge, perché tutti e quattro i personaggi sono legati al personaggio di Batman. Quindi io ho immaginato Batman nel fine 800, inizio 900, quando ancora c'erano le carte da visita, e ho immaginato i suoi 3 nemici principali, che sono Mister Enigma, Joker e Penguin, che andavano a farsi fotografare nell'atelier con tutto il loro contesto che hanno, per esempio Penguin con i pinguini, Joker con la sua pistola che sparava la bandierina Bang. È vero che non sono, diciamo, filologicamente corretti, chiaramente, perché non ho potuto seguire diciamo temporalmente la cosa filologica, però ho cercato di utilizzare delle cose che comunque potessero stare, come Enigma, che alle spalle di Enigma si vede la finestra con il classico bat segnale. E l'ultimo invece è l'unico, diciamo, mentore, padre e maggiordomo, che è Alfred, che naturalmente è contrapposto ai 3 nemici, insomma. Non ho voluto mettere Batman in persona perché ho voluto raccontarlo attraverso la storia di questi 3 personaggi. Quindi c'è sempre Batman comunque o come ritratto, o come il bat-segnale, o come nella televisione di altri, quindi comunque c'è sempre. È dietro, ma c'è sempre. Quindi questa è la storia, partendo sempre da carte da visita originali che ho lavorato con Photoshop, colorandole, poi facendo questo, non so come chiamarlo, collage digitale, si può chiamare, collage digitale, costruendo intorno ai personaggi, però pur mantenendo le pose dell'epoca, perché comunque si vedono che sono rigidamente appoggiati, sono come si faceva. Addirittura nel personaggio di Joker ho lasciato, si intravede, il famoso stativo che usavano,
che usavano per le lunghe pose. Per le lunghe pose. Ecco, questo e questo mi è piaciuto farlo, perché mi divertiva, insomma, pensare in questo contesto, dare una nuova vita a questi personaggi che comunque se no sarebbero rimasti nei cassetti. Grazie. Grazie. Quindi è proprio vero che grazie al Carnet di Zip chiunque poteva farsi ritrarre, anche i nemici di Batman. Esatto. Esatto, la rifacciamo. Grazie. Rotary Club per questa opportunità, grazie al signor Pappani, grazie a tutti. Roberto, così, e ringrazio tutti, anche coloro che sono. Grazie tutti. A te. Scelta, una due tipologie. Uguale. Questa qua, sì. Che riflette meglio. E questo è il premio. Grazie. Che è previsto per devo poi, mettermi, lui se... mi sono già messa in posa per Gabriele, quindi non so se comunque ringrazio tutti, non me l'aspettavo e spero che mi fa piacere che le mie idee siano risultate, insomma, così siano piaciute, ecco. Anche perché comunque non è solo questo, ma tutto il mio lavoro è imperniato su questa ricerca di personaggi. Grazie. 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 Grazie.